La domanda a 40 anni di distanza è: Moro si poteva salvare? Ne parliamo stasera con Giuseppe Fioroni, presidente della commissione d'inchiesta, dell'ultima commissione d'inchiesta sul caso Moro, e autore con Maria Antonietta Calabrò, Moro, il caso non è chiuso, la verità non detta. Dopo 40 anni, insomma, non è proprio una buona notizia. E Stefano Massini, regista, scrittore, e autore di 55 giorni, l'Italia senza More. Ancora troppi misteri su quella storia. Per esempio, lei sostiene che Moro non è stato ammazzato in via Montalcini, dove nella prigione, in quella che si è detto l'ultima prigione. Non è che lo sostengo io nella commissione, lo sostiene la perizia dei RIS che per la prima volta dopo 40 anni ha provato nel garage indicato da Morucci e da Moretti come, e da Maccari come il luogo in cui Moro doveva essere ucciso, e è praticamente impossibile uccidere Moro all'interno di quel garage. Abbiamo fatto le prove con la Renault 4 all'interno di quel garage. Il rischio per poterlo uccidere all'interno di quel garage per i brigatisti era enorme, una porta basculante che doveva essere tenuta aperta, e poi, oltre alle difficoltà logistiche di ucciderlo all'interno di quel garage, contemporaneamente non è vero il racconto che hanno fatto: Moro è stato ucciso seduto o su una sedia o sul pianale della Renault 4, e chi lo ha ucciso lo ha guardato negli occhi a meno di 40 centimetri di distanza. È difficile ipotizzare che un crimine di questa ferocia, così barbaro e così efferato, chi lo ha commesso, e se lo sono conteso tra vari soggetti, lo racconti in maniera difforme dalla realtà, raccontandoci che gli hanno sparato quando era all'interno del bagagliaio, che lo hanno coperto, tutte cose non vere. Gli hanno sparato i primi tre colpi che era seduto, poi a forza l'hanno messo all'interno del bagagliaio, poi hanno esploso ulteriori colpi, e l'agonia di Moro è stata un'agonia lunga, perché nessuno dei colpi è stato in grado di provocargli una morte immediata. Il cuore non fu colpito. Quindi, Sapremo mai chi ha ammazzato Moro? io ho una certezza che lo hanno preso le BR e ucciso le BR, non ho dubbi. I dubbi, e ne abbiamo dimostrati tanti, è che la verità raccontata da Morucci e Faranda su un memoriale scritto anche da loro, e io direi in minima parte da loro, è in realtà un dossier preconfessionato al termine di una lunga trattativa che va dal momento del loro arresto consegna a luglio del 79 fino Chi ha al... A sparato a Moro? Moro hanno sparato sicuramente, a mio avviso, esponenti delle BR, ma non quelli che se lo intestano come omicidio. Noi abbiamo sottovalutato i rapporti con la colonna genovese, l'importanza della colonna genovese nei rapporti all'interno dell'esecutivo. Noi abbiamo raccolto anche la presenza di tracce evidenti nell'archivio, come lo chiamiamo noi, delle BR, che era Via Fracchia, che lega indissolubilmente la colonna genovese con la colonna romana. Lo stesso Moretti, in qualità di consulente del SISDE, dice sostanzialmente: ma perché avrebbero dovuto nel 1990, 10 anni dopo Via Fracchia, ma perché avrebbero dovuto bruciare le registrazioni originali di Moro, bruciare i testi originali degli interrogatori di Moro? Chi poteva prendere questa decisione era solo all'interno dell'esecutivo nazionale. Molto probabilmente non li poteva custodire Moretti, lo avrebbe potuto custodire Micaletto, e diciamoci la verità, la Liguria è stata sempre una zona, dal punto di vista logistico e di base, importante per le BR. E non è un caso che quella irruzione in Via Fracchia parla di buche nel giardino, in un giardino che negli atti giudiziari addirittura è stato omesso, e parla di carte. Alcuni magistrati, un magistrato parla di carte manoscritte di Moro. Insomma, si è deciso, giustamente per allora, di stoppare il terrorismo e il fiume di sangue che passava, che invadeva l'Italia. Le BR, una parte delle BR, non credeva più nel sol dell'avvenire della rivoluzione, e si è trovata la identificazione col dossier di Morucci e Faranda, concordato in una lunga trattativa, la verità dicibile. Ma sotto questo tombamento del terrorismo,
che giustamente ha chiuso la grande strage, cioè di fatto la scomparsa di una serie di responsabili, di una serie di contigui e soprattutto il non processo al partito armato che era in osmosi gli uni con gli altri. E le BR non erano sole, erano nel network internazionale.